Andiamo, bambola? 100. Che? 100? Ma questa è matta. Ciao, Coco. Quanto? 50. Vieni, premo dal desiderio. Salamu. Dove andiamo? Andiamo, bel mastrone. Ma che, sono a terra. Beh, ci penso io a tirarti su. L'ho bucato. Sei gentile a volermi dare una mano. Ma certo. Senti, bello, ce l'hai il kick? Sì, sì, ce l'ho. Altro che se ce l'ho. Eccolo qua. Bravo. E infilatelo nel culo. Ma guarda che mo'. Ti ho fatta divertire. Mi sono divertita tanto da impazzire. Vai. Vai, vai. Ma che gli uomini. Ciao, Lulu. Non sono più come una volta. A chi lo dici? Ah, Lulu. Allora, come ti è andata? Era un finocchio. Bambini, è arrivato Babbo Natale, come va? Non ci lamentiamo. Ah, mi fa piacere. Brave, brave bambine, nel vostro mestiere la salute è tutto. Non credo. E io ci tengo molto alla vostra salute. Con i soldi che ti passiamo. Sei ingiusta a parlare così. Pensa a tutto quello che ho fatto per te. E che hai fatto? Ma come che ho fatto? Ciro. Sei un'ingrata, Lulu. Lasciamo andare. Un giorno mi ringrazierai. E adesso, ragazze, vi dimostro come il vostro Ciro vede, prevede e provvede. Guardate qua. Guardate cosa vi ho portato. Panini al prosciutto. Non li avrai mica ordinati da Maxime, vero? No, li ha preparati il pizzicagnolo sotto casa, ma è il pensiero che conta. Mi sono detto, a stomaco pieno lavoreranno meglio. Per me voi siete come figlie. Quando io ho dovuto sfregiare la rosa, ho pianto come un bambino. Tanto. Sei contenta? Mangiamo fuori come ai bei tempi. Bei tempi per te, non per me. E sta buono. Non ti piace? Ci vedo. Una volta non te ne importava niente, anzi la cosa ti eccitava. Ma ora non più. Ma che c'è? Da un po' di tempo stai rimuginando qualcosa. Se vuoi saperlo, sono stufa. Stufa di che? Stufa di fare questa vita e soprattutto di battere per te il marciapiede. Sai una cosa? Sentiamo. Non finirai mai di sorprendermi. Dicevi di amarmi. Ma sì, non ricordo, ma sai, si dicono tante cose. Eh già, certo. Però tu sei la mia preferita. Proprio così, senza di te io mi sentirei perduto. Perduto come un povero piccolo orfanello. Certo, sono quella che guadagna di più. No, non parlarmi così, vuoi spezzarmi il cuore. Magari, sei il solito vigliacco. Questo non devi dirlo, sei un'ingrata. Proprio adesso che avevo deciso di metterti su un appartamento, un delizioso nido d'amore. E tu invece come mi ringrazi dandomi del vigliacco.
Ormai non ti credo più. Senti, se vogliamo inaugurare il nido d'amore, lì c'è un tizio che non ti toglie un momento gli occhi di dosso. Visto? Sembra un pollo pieno di grano. E ora io me ne vado. Tu lo agganci e noi ci rivediamo fra un'oretta. Ciro, rifletti su quello che ti ho detto. Ah, ci ho riflettuto. Se vuoi cambiare vita puoi farlo, ma poi cerca di capirmi. Dovrò sfregiarti, cara. Au revoir. Grazie. Puttana. Dice a me. No, 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 non dicevo a lei, scusi, sa, ma... Scusato, mi sono scordato. Si accomodi. Grazie. Ma se torna suo marito? Non è mio marito, è il mio amministratore, sa, una colazione di affari. Ah, così lei si occupa d'affari, eh? E se non sono indiscreto, che genere d'affari? Commercio. Ah, guarda, guarda, è proprio una bella combinazione. E se non sono indiscreto, che genere di commercio? Articoli per uomo, sì. Eh sì, infatti, io sono napoletano, ma vivo a Istanbul, dove ho un modesto negozio di articoli per turisti. Ogni 2 o 3 mesi faccio una bella capatina a Napoli per rifornirmi di souvenir. Souvenir italiani? No, 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 souvenir turchi. Li faccio fabbricare a Napoli perché costano di meno. Sa, poi i napoletani l'artigianato turco lo realizzano con più estro, con più arte. Poi dopo il lavoro e il piacere. Faccio una puntatina a Parigi perché, come si dice, Parigi è sempre Parigi. La Ville Lumière. Cosa le piace di Parigi? Tutto, la città, l'atmosfera, le donne, gli uomini. A Parigi tutto è tipicamente parigino. Guardi per esempio quello, il fotografo, è classicamente parigino. Voilà, à demain, monsieur. Voir. Photo, monsieur. No, no, merci. Tu si andò? Non mi riconosci, io sono Raffi, figlia donna Cugè. Che sorpresa. Come sta? Chi ti poteva riconoscere? Che baffo, guardate là. Era piccirillo, piccirillo. Ma fai il fotografo. Sì, sì. Fotò è stato sempre il suo sogno. Antonio, bel nome. Io mi chiamo Linda, Lulu per gli amici. Ah. Allora Parigi le piace? Bella. Bella Parigi. Che peccato, quanto mi dispiace. Purtroppo la vacanza è finita. Parte. Sì, gli affari. Questa sera stessa mi imbarco a Marsiglia. Ho già il biglietto in tasca. Stasera parte e ha già il biglietto. Non sapevo che avrei incontrato lei. Se l'avessi saputo sarei partito tra un mese, tra un anno. Non sarei partito mai più. Lo dice per farmi un complimento? No, no, è la verità. Glielo giuro che non posso più vedere la Torre Eiffel, il Vesuvio e lo Stretto dei Dardanelli. Guardi, mi deve credere. Merci. No, no, merci. Pardon. Edizione speciale. Oh, ma che dobbiamo fare queste porcherie? Sì. Ma tu sei Anton? Non ti ricordi a me? Ma tu dici? Gennarino! Gennarino Esposito! Ah, oui, Gennarino! E che, ma che ci fai qua? Ma non stavi in Germania? Sto fotendo, ma guarda, si mette a vendere questa roba. Qua, a Parigi, dove tutto è libero. Non ha capito niente. Scedo di Gennarino! Tanti auguri! Vedo che lei è molto conosciuto. Beh, che ci posso fare se noi napoletani siamo internazionali? Oh. Che c'è? Strano, a forza di camminare siamo arrivati a casa mia. Ah, ma perché lei abita qui? Mm-hmm. Complimenti. Salga, le offro qualcosa davvero, da dire. Ma sarebbe un onore, una gioia, una festa, un miracolo, una grazia ricevuta. Su, venga. Ecco, questo è il mio piccolo nido. Mm. Molto accogliente. Sono stanca morta, mi scusi. Abbiamo camminato tanto e io non sono abituata. Che cosa vuol bere? Lei. Cos'è, un nuovo tipo di cocktail? No, è lei. È lei.
Io me la bevo con gli occhi, con la bocca, con le mani. Sono assetato di baci, di carezze, d'amore. Che cosa? A proposito, come ti chiami? Lulu. Ma lei perché mi ha preso per una di quelle? Mi scusi, ma... Io sono una donna onesta. Ero fuori di me. Lulu, è stato un momento di follia. Lei mi fa impazzire. Per questa volta la perdono. Si alzi. Grazie. Lulu. Siede e faccia il... Sì. E aspetta. Sì. Un momento. No. Non si muove. È che sono scemo. Ah, io non lo so. Deve essere l'aria di questa città che mi eccita, lo so. I fiori, le belle donne. Parigi è una città di poeti, di artisti, di pensatori, una città di santi, di navigatori. No, chi l'ha nato paese? Parigi è Parigi. Io quando parlo di questa città, io mi esalto. Se Parigi è una città, Lulu, tu sei una nazione, sei un bijou. Lulu, ma dove la trovi? Una... Ecco qua. Ma non è troppo? Quanto ce ne vuole per far sbollire i tuoi bollenti spiriti? E se invece di diminuire, aumenta? In tal caso, studieremo il da farsi. E adesso, se mi permetti, vorrei cambiarmi. Con le tue mani ardenti mi hai gualcito tutto il vestito. Sono davvero desolato. Bevi il tuo cocktail. Sì. Ciao. Se tardavi ancora 10 minuti me ne andavo. Ma che diavolo hai fatto? Indovina. Spiritosa. Ehi, sei pieno di grano. Anche quel tizio lo è. Potremmo aumentare il gruzzolo. Certo, l'ho sempre detto, tu sei la mia allieva preferita. Sarai il bastone della mia vecchiaia. Devo andare, il granoso mi aspetta. Prendo la tua macchina, sì. Te la renderò domani. Oh, mi raccomando, spenna il pollo per Benino. E tu sai come fare, intesi? Beh, puoi contarci. Bene, e ricorda quello che tu è mio e quello che è mio è tuo. Vai. Dormi tranquillo, mon amour. Resta, pensa alla tua Lulu. E adesso in marcia. Inizia l'operazione Istanbul.
Non ti ricordi più di stanotte, mon amour? No, no, io non mi ricordo niente quando bevo. Ma perché? Che abbiamo fatto stanotte? È quello che fanno tutte le mogli e i mariti quando sono in viaggio di nozze. Gesù, viaggio di nozze? Fammi capire. Ci siamo fermati in riva al mare. C'era un odore di conchiglie vuote che... E poi, vieni al sodo. Beh, mi hai chiesto di sposarti e io ho accettato. Ovvero? Poi ci siamo imbarcati e il capitano ci ha sposati. Ed è stato tutto così meraviglioso. No, calma, ti faccio una domanda. Io ti ho sposato su questa nave, rispondi succintamente. Mais oui, chérie, mon amour, come te lo devo dire? A sposarci è stato monsieur le capitaine. Oh, capitano, e abbiamo consumato? Noi. Ah, ancora un'altra consumata e io mi consumo definitivamente. Oh. Dove stai andando, chérie? Se le gambe me lo permettono, vado dal capitano. Io voglio il certificato. Ma è una fissazione la tua, vieni qua. Avanti. Si può? Oh, capitano, io... Come stanno i nostri sposini? Spero bene. Vi ho aspettato nel salone per festeggiare le vostre nozze, ma non vi siete fatti vivi. Ah, ma allora... Comunque, vi ho portato il vostro certificato di matrimonio. Certificato? E questo da parte dell'equipaggio, con tanti auguri. Oh. Sempre grazie. A disposizione. Lei sa dove trovarmi, signora. Très gentil, merci. Visto che non dicevo bugie. Le cose che capitano a me, non capitano a nessuno. Sono felice. Ah, finalmente una boccata d'aria, mi sento tutti scassata. Ecco, vedi Lulu, di qua si cominciano a vedere i minareti, guarda. È questo qua, lo vedi, guarda, vieni qua, è il Bosforo, è proprio, guarda, emozionante. Ecco qua, guarda, proprio di fronte a te, laggiù, lo vedi, quella è la moschea di Santa Sofia, guarda. E poi più a destra ci sta la moschea blu, guarda. E guarda la moschea, guardala, annaccia. Ci sta Melina, se te vede che la femmina succede 48, che lei ce l'ho usa. Caso c'ero 49, 50 o 51. State buoni, Cicci. Lo parli bene il turco? Sì, parlo il turco quasi come il napoletano. A proposito, Cicci, accompagna la signora a vedere il Bosforo, eh? Io sbrigo le pratiche in dogana. Cicci, te raccomanda la signora. Vai, vai tranquillo, Totò, e chiamerò un taco. A me, vai, vai. Sì, amore, sì. Faccio un salto in dogana e poi torno subito. Ma vai, mi vai. Lasci sola. No, e vai che Cicci lo ti fa vedere il Bosforo. Vai, non ti preoccupare, vai che vengo. Ciao, Antonio! Sì. Antonio? Melina! Quanto tempo sei stato via? Cattivo. Mi hai lasciato solo di giorno e di notte, specialmente di notte. Purtroppo, sai, gli affari non mi lasciano tempo, ma ti trovo sempre più bella. Mi troverai ancora più bella quando saremo soli, ho tanta voglia. E io no. Tu no? No, volevo dire, e io no, interrogativo. Ehi, pure io ho tanta voglia. Allora che aspettiamo? Andiamo a casa. Ancora no, no, devo sdoganare, ecco, tu aspettami qua, guarda. Siediti qua, buona, buona, e non ti muovere. Io non ci metto niente, vado e torno, eh? Addosso, Cicci. Con la scusa, lo Bosforo l'ha già lasciato in terrazza. Grazie, Cicci, sei un amico. È andato tutto bene con Melina. E fino a mo' sì, ma dopo ci dobbiamo raccomandare al cielo, Cicillo mio. Raccomanda da San Gennaro. Gesù, San Gennaro non basta, qua occorre un esercito di santi, caro Cicillo. State buono, eh? Lulu, ecco. Finalmente tutto a posto. E ancora due minuti, sai, questa burocrazia turca è elefantia che... Oh, due no. Minuti, poi torno su. Tu guarda un po' per quanto è bello. Torno subito, eh? Finalmente, tutto a posto?
No, due minuti ancora, sai, la burocrazia. Uffa. Ancora un po' di pazienza, amore mio. Ma io siediti qua, e che io torno subito, torno subito. Lulù, dolcezza mia. Torno subito. Torno subito. Ma... Antonio! Ehi, Totò, ma che ti ha mozzicata una tarantola? Ci tu hai presente un mare di guai e io là mi sono tuffato. Fa una cosa, vai da Melina, dille che mi hanno trattenuto, no, dille che mi hanno arrestato, oppure dille che mi hanno fucilato, insomma, inventa tutto quello che vuoi, ma dille di andare al bazar e che mi aspetti e non si muove di là. E se Melina se la piglia con me, tu la conosci, che l'è pazza. E in tal caso tu mi fai il conto dei danni senza IVA e io ti risarcisco, che capito? Dici, va, Cameron mi accompagna. Finalmente, Sherry. È lontana la tua maison? Di cosa? La tua casa. Guarda quanto è bella. Hai visto che moschee? Qui a Istanbul ci sono più moschee che case. Tant'è vero che c'è il problema della casa. È bella? È bellissima, non la vedi? Io parlavo della casa. Che male, ma ora non pensiamo alla casa, ma mira le bellezze di questa città. Fra poco saremo sul Bosforo. Guarda un Bosforo, quanto è bello, ispira tanto sentimento. Ma che arrivi dopo bazar, chissà che succederà. Buongiorno, signora. Non mi avevi detto che abitavi in un posto così bello? Questa non è casa mia, questo è un albergo. E per qualche giorno tu dovrai stare qui. Come dovrò? Dovremo? Sì, certo, io e te insieme. E perché? Beh, la casa è sottosopra, sai, la casa di uno scapolo deve essere pulita, ma appena sarà a posto è solo questione di giorni. Vieni, andiamo. Vieni. Garçon? Ah, si riconsuma, mamma. E tenga. Grazie, signore. Bello qui. Sì, ma adesso stai buona perché io devo andare dal mio socio per affari. Sì, affari. Non vorrei lasciare la tua mogliettina sola. Come dicono i francesi, no? Gli affari sono affari, sono importanti, non li posso tralasciare. Io sono più importante dei tuoi affari. No, ma non è questo, è che quello mi aspetta, è importantissimo, lo sapevo. Questo è un abuso. Bentornato, signor Antonio. Ho fatto buon viaggio, buoni affari, tutto bene, tutto a posto? Ehi, ma che sei una mitragliatrice? Ma che ti importa? Fatti gli affari tuoi. Gli affari vostri sono affari miei. Se va bene per voi, va bene per me. La signora Melina è di là che vi aspetta con ansia e con voglia. Serve niente. Serve che tu stai zitto e leggi questi schifezzi, va? Ho finito da una parte, si comincia dall'altra. San Gennaro, aiutami tu. Tesoro mio, hai ragione, sì, amore mio. Sei stata in pensiero, lo so, ma tu non sai che cosa ho passato alla dogana. Una cosa tremenda, guarda, ma forse ci sono state nuove disposizioni e dato tutto questo contrabbando che c'è, e tu lo sai, io sono conosciuto, eppure guarda, mi hanno aperto la valigia, i bauletti, tutto, hanno voluto guardare fino in fondo e poi i documenti. Ho dovuto firmare documenti a non finire, non capisco, carte sopra, carte sotto, sì. Io dicevo, quella povera Melina mi sta aspettando, sarà in pensiero, il suo desiderio è mio, io non la voglio matta di abbracciarla. E poi, sì, ci devo tornare ancora.
Amore, ti aspettavo con ansia. Melina, ma ci possono sentire? Non c'è nessuno. E poi sulla nave io mi sono fatto un ginocchio così, guarda, perché nella fretta di correre da te per riabbracciarti non ho visto una serie di barili con tante cassette vicine. Niente, niente, io sono andato proprio col ginocchio proprio. Ti devo sbottonare la scarpa. Il ginocchio non ha funzionato. Quanto mi piace. Che femmina. Via la cravatta. La cravatta. Via la. Senti, Mennuccia, mi era venuta un'idea. Perché non ce ne andiamo in un bel ristorante sul Bosforo? Prima facciamo l'amore. E facciamo l'amore? Ci mangiavamo un bel pesce. Tu non sai che desiderio ho di te. Che bella femmina. Antonio, non posso più aspettare. Che temperamento. Ti eccita vedermi fare lo spogliarello? E come, no? Spogliati tutta. Che temperamento. Che femmina femminile. Permette? È sola. Posso tenere compagnia? Merci. Di una cenetta intima. Le prometto una serata indimenticabile. Finalmente, chérie. Scusami per il ritardo, ma sapessi le telefonate, gli impegni, gli appuntamenti. Comunque ho disdetto tutto, Se continuavo a stare lì, gli uomini mi scambiavano per una di quelle. Oh, ma che stai dicendo? Si vede che sei una signora, nessuno potrebbe scambiarti per una puttana. Oh, scusa. Ho una fame che mangerei un bue. Guardalo, Lu, tutta Istanbul ai tuoi piedi, dal Corno d'Oro al Bosforo, con le moschee e i minareti. Dimenticavo, guarda, laggiù c'è anche, no, guarda no, laggiù. Voi ci potrete pensare. Ma dopo, dopo. Via. Amore, ti stavo aspettando. Amore. Questa l'altra volta non c'era, è nuova. Amin? Sì, Sai dove è andato il signor Antonio? Ha detto che passava dalla banca e poi dal grossista. Io non so come faccia quell'uomo. È davvero incredibile, non è mai stanco. Nemmeno la notte. E per forza, con una come lei neanche io sarei mai stanco. Smettila con questi discorsi. E perché? Perché è inutile che ti metti idee in testa, chiaro? Le specialità di qui sono squisite. Grazie, mon amour. Ti servo io. Ecco. Non ti è piaciuto? Pensare che l'ho fatto con tanto amore. Sì, ma c'è troppo pepe. Scusa, peggiore non potevi trovare. Avanti, mangia. Non possiamo permetterci sprechi. E poi il pepe ti va bene.
Mangiane ancora. No, sono troppo pieno. Avanti, non fare storia, devi tenerti in forma. C'è una bella sorpresa. Aspetta, e vedrai. E che sorpresa? L'ho preparata apposta per te. Ma che bisogno c'era? Sei tanto goloso. Vedrai, ti piacerà. Non sei bello come Alain Delon. Sì. Non hai il fascino di Belmondo. Non hai il fisico di Johnny Hallyday. Ma che dici? Non sei nemmeno troppo intelligente. Allora perché mi piaci? Non lo so. Io lo so perché mi piaci. E perché? Perché sai fare bene l'amore. E te pareva. Arriviamo. Ma si messi addosso. Oh, prego. Aspetta. Aspetta. Se hai un po' di pazienza, spalanco la porta e ti mando subito a nanna. Guarda, c'è un letto grande che ci aspetta. C'è un letto che ci aspetta. Oh! Il colpo della strega. Ma che cos'è? Il colpo della strega quando arrivano a Berdone. Mamma mia, che dolore! Vai, vai, vai a dormire. Oh. Vai a dormire che devo andare a cercare un dottore. Vai a dormire. Non ti lo che mi fa male. Vai, vai a dormire che io devo andare a cercare il dottore. Ah! Ah! E che sei voluto? Stavo aspettando. Mamma mia. Mamma mia, che dolore. Sapessi che mi è successo. Che cosa ti è successo? Il colpo della strega quando arriva non perdona. No, ma tu vedi che guai, che dolore. Che peccato. Proprio stanotte che ci avevo una voglia. A chi lo dici? Non ti preoccupare, chiamo il dottore. No, dal dottore ci sono già stato, ci sono passato prima. Mi ha detto che dobbiamo dare tempo al tempo. Fai un ultimo. E si è raccomandato niente sforzo. E per un lungo tempo, niente amore. Come niente amore? Niente. Neanche un poco così? No, una niente. Una volta ogni tanto? No, niente proprio. Mannaggia. Mi ha messo pure a dieta. Sbottone. Ah, lui ha detto che non devo mangiare niente. Ma che c'entra il mangiare con il mal di schiena? Che ne so, così ha detto il dottore, quello cosa è turco. Sono cose turco con questi medici turchi. E chi li capisce i turchi? Vedrai che passa, Speriamo che passi presto, Tu pass, tu lass, tu gas. Mamma mia.
Amico, c'è gente. Ah, sì, è vero, c'è gente. Vado subito, sì. Evita di salire sulla scala. Amin, ti stava guardando le cosce. È giovane, lascialo guardare. Prima, con la scusa di darti una cosa, ti sei strusciata addosso. È giovane, lascialo strusciare. Eh già, con questo ragionamento, un giorno che te lo trovo nel tuo letto, tu mi dici, è giovane, lascialo scopare. Non sarebbe una brutta idea, visto che tu da quel lato non funzioni più. Oh. Ma il dottore mi ha detto che sono quasi guarito. Anzi, sono guarito del tutto. E per dimostrartelo, stasera ti porto a ballare. Davvero? Sì. Da secoli non mi portavi più a ballare? Grazie. Il migliore amore. Night. E mi ha detto che sono guarito. Guarito? Oh, Sherry! Calma, calma. Devo fare ancora una visita di controllo. No, da domani potrai fare di me quello che vuoi, ma per oggi calma, calma. E non posso fare sforzi. Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, hai capito? Un po' di pazienza. Appena se ne va la strega, facciamo tutto quello che vuoi. Comunque bisogna festeggiare. Mi porti a ballare? È proprio stasera? Certo, non ti va? No, non è che non mi va, ma è che bisogna riservare i posti e questi locali sono tutti pieni e senza prenotazione è difficile trovare posto. Aspetta un momento, ci penso io a fare la prenotazione. E facciamo la prenotazione. Accidenti, ho dimenticato le sigarette in macchina. Corro a prenderle. Due minuti e vado e torno. Tu siediti qua un momentino solo. Intanto ordina qualche cosa. Ma guarda che sbadato, mannaggia. Oh. Cosa? Eh sì, Dobrusca. Finalmente! Sì, ma c'è un traffico caotico, scusami. Champagne? Adoro lo champagne. Questa sera lo champagne è di rigore. Sei felice? Sì. Tanto, tanto felice. Che sbadato, ho dimenticato le sigarette in macchina. Due minuti, faccio un salto a prenderle torno. E tu aspetta. E cameriere, champagne! Apri, apri e fammi passare. Ma quanto ci hai messo? Non trovavo le chiavi. Ma non eri andato a prendere le sigarette? Sì, le chiavi delle sigarette. Le chiavi delle sigarette. Le sigarette delle chiavi. Antonio, ma che dici? Stai bene? Ma non ho niente. Cosa vuoi che abbia? Mi sento euforico, eccitato. Champagne! E allora che stiamo aspettando? Balliamo, no? Sì, balliamo. Vieni, amore mio. Che mi ricordo, devo fare una telefonata urgentissima. A questo? Sì, sì, ma è una telefonata da fare, una cosa importante, sai. Due minuti e sono da te, tu aspettami qua. Vado e torno, Corso? Sì, per fare prima. Per caso, tieni una sigaretta. Ma non sei andato a prenderle in macchina? Sì, ma in macchina non c'erano. È chiaro che le ho dimenticate. Ah, sei un bel tipo, Sherry. Balliamo, balliamo. Stasera dobbiamo fare follie. Ma che hai stasera? Mi sembri così strano. Ma cosa vuoi che abbia? Non ho niente, Melina. Come mi hai chiamata? Come t'ho chiamata?
Melina. Melina? No, ho detto divina. Questa sera sei divina. Che ti guardo e che mi piaci, amore mio. Balla, balla. Stia attento dove metti i piedi. Stia attento lei. Io sono un provetto ballerino. Cara, ti presento Fred Astaire. Non sfotte, ringrazi il cielo che so frenarmi. Mi correggo, ti presento Fred Astaire. Caffone e maleducato. Che ha detto? Ti prego, caro, andiamo. È lei che non si deve permettere. E non mi tocchi, eh? Ti prego, caro, andiamo. È lei che vuole toccare. Ti prego, lascia stare. Andiamo, va. Io quasi quasi gli vado dietro e gliene dico quattro. Facciamo due. Merci, Tagel. Che cos'hai, tesoro? Sei stanco? Io? Stanco? Mi sento come un grillo. Quanta gente che... Stia attento dove mette i piedi. Perché? Dove li dovrei mettere i piedi? Ancora lei! Le proibisco di seguirmi! È lei che mi segue per farsi prendere a calci! E non mi metta le mani addosso! Ti prego, caro! È lei che mi mette le mani addosso! Ti prego, lascia stare! E non mi tocchi! Ti prego, lascia stare! È lei che mi tocca! Ti prego, caro, andiamo! Ti prego, andiamo via! No! Forse è meglio andiamo! Sì! Ma lo conosci? Mai visto! Una bella serata. Poteva anche essere meglio, sei stato così strano tutta la sera. Ma che strano, ero felice, felice di stare con te, che sei il mio grande amore. Vorrei crederti. Che cos'è che non va, Antonio? No, tutto bene, gli affari vanno bene, la serata è andata bene. Tu mi vuoi bene, oggi è arrivata la notizia che domani arriva una mia cugina Pene. Scusami, ma sarà una scocciatura per te perché la dobbiamo ospitare a casa nostra. Ma perché non me l'hai detto prima? E perché mi è sfuggito di mente? Sì, sai com'è. Oh, ecco, ci è arrivata la nostra casetta, eh. È bella? Chi? Tua cugina. E che ne so, l'ho lasciata che era una bambina così, sai. Oddio, che sbadata. Ho dimenticato il portafoglio. Ma Antonio, è assurdo. Come fai a essere così distratto? Eh già, come faccio a essere così distratto? Insomma, fa qualcosa, deciditi. Ho deciso, faccio una corsa a cercarlo. Tu sali su e aspettami, eh. Vai, vai, non ti preoccupare. Sai, due minuti, vado e torno. Ma guarda che serata, guarda che serata. Proprio a me deve capitare, tutto a me. Anche questo del portafoglio ci voleva. Antonio, fa presto. Ti ho detto che io sono già sposato con Melina. E appena possibile chiederò il divorzio. Tu verrai a vivere con noi come una cugina. E io faccio tutto questo per te e tu te ne stai zitta, ma dimmi qualche cosa. Se non vuoi saperne, se non vuoi parlarne, fai almeno un cenno. Ora te lo do io il cenno. Ci mancava anche questa. E adesso mi tocca pagare pure i danni, va bene? Oh, che paura, che paura! Sta calma, sì. Adesso ci penso io. Guarda qui. Ancora lei? Ma che vuole? Si può sapere, mi sta perseguitando. Ma mi dica cosa vuole. È lei che si è messo davanti. No, no, è lei che si è fatto tamponare. Me, guardi qua, ma allora lei ce l'ha. Sì, sì. Senta, lasciamo andare, ma non mi perseguiti, per favore. E adesso ci paga qua, Pago io, guardi, la colpa è mia, prenda il numero della targa. Pago io. Pago dice, io. Pago io. Paga lui, prendiamo il numero di targa così per... Pago io. Ehi, e che fai? Te ne vai, pirata! Sì. Ma tu guarda che razza di gente. Allora, ti sei calmata?
Sì, in fondo ti ho sposato senza sapere niente di te. Reciterò la parte della cuginetta. Però promettimi che al più presto chiederai a Melina il divorzio. Promesso. Comunque per te saranno giorni difficili. E che Allah mi protegga. Non ti raccomandi al tuo San Gennaro? E qui siamo in Turchia. Allah già che caso. San Gennaro deve venire da Napoli. Quando arrivo con tutti questi dirottamenti? Mio cugino non ha fatto altro che parlarmi di te. A me invece di te non aveva mai parlato. Comunque qui puoi considerarti come a casa tua. Non mi aveva nemmeno detto che eri così bella. Siete tutti belli in famiglia? Modestamente sì. La nostra è una famiglia numerosa, siamo più di 25, sai. Lulu non la vedevo che era una bambina piccola così. E guarda adesso cosa è diventata. Sì, guarda, effettivamente è cresciuta. Posso dare un'occhiata in giro? Anche due. Ah, oh, una smagliatura. Oh, che peccato, arriva fin quassù. In Francia portate i collan? Noi qui siamo ancora le giarrettiere. Io li trovo più femminili. Agli uomini piace sbottonare. Ad Antonio piace sbottonare. Vieni, ho una cosuccia per te. Grazie. Spero ti piacerà. Certamente. Ti... Le piace sbottonare? Ma tu sei sempre qua. Mi considero uno della famiglia. Ma quale famiglia? Questa, naturalmente. Effettivamente è una famiglia. Ha visto che avevo ragione? In ogni famiglia ci stanno scassambre. Ma certo che c'è. E allora tu fai parte della famiglia. Per me fanno teatro. L'incontro è truccato. Ma vuoi scherzare? Qui da noi anche il catch è serio. Parli così perché sei napoletano. E l'unica ginnastica che conosci è quella da camera. Perché tu quale conosci? Ma... Oh. Tanto non è interessante. Ecco. Tutta colpa di questi maledetti tappeti. Ma ce l'hai proprio coi turchi stasera. Antonio, ti fa male? Ti faccio un massaggio. No, lascia fare, ci penso io. Su, amore mio, piano, piano. Adagio, ecco, stenditi. Stenditi che ci penso la tua mogliettina. Io vado a letto, visto che Antonio è in così buone mani. Ecco, tesoro mio. Dimmi tu che ti fa male. Tesoro, dimmi. Ancora, amore. Sì, un poco più giù. Tesoro. Brava, così, ecco, brava. Si è andato a pensare. Vado, bagno. E manca lo bagno, posso andare? Avanti, torna a lei. E va bene. Guarda che meraviglia. Però a Napoli queste cose le fanno proprio bene. Un'altra lucidatina e aumento il prezzo. Andiamo, amico. Io vado a fare queste consegne. Ricorda la cugina di preparare il pranzo. Vai, tesoro, ci penso io alla cucina della cugina. Non ti preoccupare, amore mio, stai tranquilla. Guarda, ti faccio fare una spaghettata mai vista. Vai, mossa, famaron. Antonio, per quanto ancora dovremo continuare così? Credi che io stia a tua disposizione per quando ne hai voglia? Ma dammi un po' di tempo. Cosa vuoi, che la uccida? Parlale. Va bene, domani. Domani? È un mese che non fai che dire domani. Io sono stanca di averti a mezzo servizio. Lulu,
No. O ti decidi a parlarle. Oppure cosa? O le dico tutto. Mamma! Vieni! Ciò dice, non ciò dice! Sti femmine non me ne fido proprio più! Avrei bisogno di un'informazione. In questo bazar vi occupate anche di oggetti smarriti? A Parigi ho smarrito una donna con dentro un portafogli. Ne avete notizia? Come mi hai trovato? Beh, devo dire che nel mio piccolo ho un servizio di informazioni efficientissimo. Come stai? Ti trovo dimagrita. Oh, ma che maniere! In fondo sono sempre l'uomo che hai amato e che ti ha amato. Che mi ha sfruttato. Ma che tu hai piantato. Mi ha e derubato. Zitto. Sento mio cugino Ciro. Enchanté, madame. Ma come? Tu avevi un cugino così charmant e non me ne avevi mai parlato. È appena arrivato da Parigi. Da Parigi? Oh, la città dei miei sogni. Come mi piacerebbe vederla. Davvero le piacerebbe? È stato sempre un mio desiderio visitare Parigi. Beh, oggigiorno non è un sogno difficile da realizzare. Ciro si ferma solo qualche giorno. È in albergo? Sì, sono appena arrivato. Potrebbe venire a stare da noi qui? No, lui è un tipo misantropo. Insisto, così potrà stare vicino a te e ad Antonio. Bene, se proprio insiste, accetto. Provvedo a mandare a ritirare il suo bagaglio. Grazie, è qui fuori. Donna che canta, mi inebria e mi incanta. Signor Ciro, mi ha messo una gran paura. Oh, mi dispiace, non è nel mio stile mettere paura alle donne. A Parigi, Brigitte... Brigitte chi? Brigitte Bardot. La conosce? Ah, sì, diciamo che ama frequentare la mia villa. Lei ha una villa? Due. Sa cosa mi dice Brigitte? Ciro, con te una donna si sente sicura. Ah. Già, tu ispiri un senso di protezione. E fai il protettore con tutte le donne? Oh, no, solo delle donne che mi piacciono. E lei mi piace molto. Con tutte le belle donne che conosce. E lei la più bella. Venga con me a Parigi. Non mi tenti. E perché no? La tenterò invece, sarò il suo diavolo tentatore. E poi, come si dice, tentar non nuoce. Come parla bene. Sì, lo so. Me lo dice sempre Margaret. Margaret? La principessa d'Inghilterra. Melina, pensi alla mia proposta. Parigi. Sarò la nuova principessa della Ville Miere. Oh, che sogno. Bellezza, io sono pronto. Arrivo. Brava, allora comincia a stropicciarmi la schiena che mi piace da morire. Avanti. Va bene. Va bene così. Ah, hai una manina fatata. Fatto male? No, continua così. Sei una vera artista, sai. Così? Più. La prego, ora basta. La cordialità e l'ospitalità non sono moneta corrente in questo ambiente. Ma non vi scomodate, vado io. Bye bye e tante grazie. Prego. Oh, bravo. Mi sei piaciuto. Tu a volte mi stai antipatico, ma a volte mi stai simpatico. Oggi mi stai simpaticissimo. Ti sei piazzato. Hai fatto proprio una bella sparata. Qui ci sono dei clienti. Buongiorno, signori. S'accomodino, s'accomodino. E desiderano delle borse? Sì, amine, dammi borse, che si può vendere bene. Sì. Ecco qua, queste sono borse originali. Cammello originale, prese nel deserto proprio, signori. Tu hai capito?
Quello. Prego, signori, si è piazzato in casa mia. Mangia la mia tavola, si mette i miei vestiti, si fuma i miei sigari e ho l'impressione che faccio il cascamorto con le mie donne. Prego, signore. Non mi piace. No, e perché non ti piace? Secondo me è un maniaco sessuale. Ha parlato Suor Celeste. Prego, signori, prego. Se fossi lei lo sorveglierei. E perché lo dovrei sorvegliare? Non mi piace. E sorveglialo tu. Io? E già, e a te che non ti piace. Sei stupenda. Lola potrebbe sentire. No, non sente. E anche se sente, non mi tradisce. Melina, io ti devo parlare. Proprio. Che vita meravigliosa. Una vita che non puoi nemmeno lontanamente immaginare. Come ti amo. Tutti gli uomini di Parigi ti seguiranno. Uomini di Parigi impazziranno per te. Si metteranno in fila per implorare i tuoi favori. Salve, Omar. Salve, Ciro. Allora, è per domani sera? Sì, per domani sera. Ma le due donne sono veramente belle. Oh, Omar, tu mi conosci. Ti pare che Ciro abbia merce scadente? Posso assicurarti che sono di prima qualità. Però sia ben chiaro, io vi porto le due ragazze, voi mi date quanto convenuto e poi me ne lavo le mani. D'accordo? D'accordo. Oh, non devi preoccuparti, Ciro. Lo sceicco. Va in giro per il mondo una volta l'anno, proprio per fare nuovi acquisti. È un uomo che ama le novità. Per quest'ora è a Istanbul. Meglio così.
Domani avrete le ragazze. Me le porterò io personalmente a palazzo e vedrai che lo sceicco rimarrà soddisfatto. Intanto voi preparate i soldi. Molti soldi. Se come dici le donne sono belle, lo sceicco non bada a spese. Brindiamo. Salute. Eccole, le sta portando dallo sceicco. Vedrete, è un palazzo da mille e una notte. Ci volevi tu per farmi divertire. Ciro è straordinario. Dici che le sta portando dallo sceicco? Non vorrà mica negare l'evidenza. Ma l'evidenza di cosa? È di uno che sta portando due donne dallo sceicco. Allora le sta portando dallo sceicco. Ha visto che c'avevo ragione. E io ho sempre odiato quelli che hanno ragione. Eccolo qua. Prego. Sali tu. Grazie. Andiamo. Vedrete, ragazze, vi garantisco che sarà una festa assolutamente indimenticabile. Eccoci siamo. Sono così emozionata. Che Allah vi benedica, benvenute. Accomodatevi, accomodatevi, prego. Prego. Desidera? Buonasera, senta, sono un invitato, un amico, mi faccia entrare. Qui sono invitati solo le donne e gli amici conosciuti. Tu non sei né donna né amico conosciuto, quindi non fare il furbo. Aspettate un momento, torno subito, vado ad avvertire lo sceicco. Prego. È bello qui. Divino. Le donne sono di là. Tieni. Non li conti. No, mi fido. Ciro, nessuno è mai riuscito a fregarlo. E chi ha cercato di fregarlo se ne è pentito. E qualcuna lo imparerà a sue spese. Per la barba del profeta che sventola, chi ti manda? Buonasera, mi manda messier Ciro. Entra, buonasera, bellezza. Buonasera, ragazzo. Considera che casa tua, ma fino ti faccio strada. Se lo sceicco prova quello che provo io, tu diventerai la sua favorita. Sei eccitante, come mi piace. Sei morbida e soda. Qui soda e qui morbida. Queste manacce! Ma come mai Ciro è stato pagato per due donne e ne manda una terza? Io sono di riserva. Se una titolare non va bene, la sostituisco io. Ciro è un uomo che gli affari li sa trattare. Da questa parte, accomodati. Immagino che a Parigi sia tutt'altra cosa. Grazie. In effetti. Buonasera, buonasera, signorina. Buonasera. Ma quale signorina? Sono Antonio. Ma che ci fai con questo costume? Ma quale costume? Qua bisogna scappare. Ma che succede? Poi vi spiego. Buono. Guarda come si combina. Non capisco perché si è mascherato. Non lo so. Di qua o di là? No. Ma dove si va? Ah. Ecco, di qua. Seguitemi, donne. Verso la libertà! Grandissimo, degnissimo sceicco, luce degli occhi del profeta, degnati di porre il tuo sguardo su questo fiore carnoso del deserto. Asci. Chi è? Un fiore che l'odalisca Put ha partorito e cresciuto per te. Questa figlia si chiama Bat. Non mi piace, non mi piace, mandatela via. Presto, cerchiamo di trovare un'uscita. Venite, ecco.
Vediamo qua. Che c'è? Ah. Ah, lì, lì c'è un cancello, ma dove si passerà? Vediamo un po'. Dunque, allora, forse di qua, forse di là, forse di là, forse di qua. Ah, di là. Venite, seguitemi, donne. Seguitemi. Senza paura. Venite. Ok. Aggiungi questa perla alla tua collana. Perla rara, perla preziosa, perla pregiata. Perla miseria, che schicca perla. Mi sono dormito, non sono dormito. Ah, è sto cannale, là che sto urlando. Amin! Sbrigatevi, vi stavo aspettando! Ma dove siete andate? Oh, Amin, Antonio è in pericolo. Io sto qui ad aspettare il segnale convenuto, ma c'è uno che sta sempre a fischiare e non mi fa capire niente. Non possiamo abbandonarlo così. Non possiamo derogare dal piano d'Antonio. Noi abbiamo l'incarico di sistemare Ciro. Ciro? Capito? Se gli mettiamo le mani addosso. Su, forza, andiamo. Montate, svelti, su, su. Dai, dai. Ha attraversato il Mediterraneo per raggiungerti questa fanciulla bianca di pelle, rossa di passione, verde di capelli. Bianca, rossa e verde. Viva l'Italia e i suoi maschioni! Vieni avanti, piccola, vieni avanti. Perché non vieni? Signore, è una perla rara che viene direttamente da Samarcanda. Ah, sì? Vieni avanti, cara. Oh, è timida. Questa è bella. Dice a me, Berburetto. Oh, è bella. Non avrai paura del tuo sceicone? No, 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 tu mi piaci, ma mi vergogno. Voglio restare solo con te, manda via questi omaccioni. Hai ragione, ragione, ragione! Via, via! Sia lode ad Allah. Egli ha scelto la superba creatura dalle verdi chiome. Isha, mia piccola Isha, vieni qui, qui. Siamo rimasti soli, se ne sono andati tutti. Fatti toccare, fatti toccare. Sì, prima giochiamo a tocca cieca. Mi piace tanto. E com'è questo gioco? Io ti bendo e tu mi tocchi. È più eccitante. Sì, sì, giochiamo, giochiamo, giochiamo. Mi piace, mi piace. Mi piace. Buongiorno, ragazzi. Come va? Sei stata tu la prescelta. Non ti fare illusioni, un vecchio rincoglionito. Ormai non funziona più. Noi siamo ancora vergini. Siamo ritornate vergini. Non mi ricordo più come è fatto un uomo. Fatti vedere, se ti è scelta devi essere bella. Io non sono una donna. Io sono un uomo. Un uomo? Sì. E che fai qui travestito? Ma se voi mi promettete di aiutarmi a scappare, io vi faccio ricordare di colpo come è fatto un uomo. Dunque, un uomo è fatto... Tenete presente una testa e due spalle, poi ci sono le braccia, poi no, piano, ragazzi, però no, no, era solo un fatto verbale, no, piano. Mi fai solletico. Oh, io ho detto Allah, fatti giù Allah, oh, Allah, fatti giù Allah, fatti giù Allah. Cane infedele. Toto, ma tu che cavolo ci fai qui? Se ho Pappaniello, non mi riconosci. Puzza passare mai. Pappaniello. O già tu? O già tu? O figlia pezzaiolo? O figlia la pezzaiolo? E chi se l'aspettava, Toto? Che piacere. Ma com'è che ti trovi qua, vestito così? Le vicissitudini della vita. Ero disoccupata, tenevo fame. Mi hanno offerto questo posto e l'ho accettato. L'alloggio è buono, il vitto è abbondante. Non si lavora molto. Però... Mi sono sacrificato. Oh, bambino mio, che si deve fare per la famiglia? Un uomo che sta male. Caro, donna mia, prima tu fossi un magricione. Basta che ci sta la salute. Oh,
E allora? Potete accomodarvi, il signore è servito. Bene, andiamo. Ah, Melina, Lulu, brave, scioglietemi presto. Così il signore voleva venderci allo sceicco. No, ma che dici? Ma no, ma siete impazzite, no? Vi assicuro, è tutto un equivoco, credetemi. A Parigi avrai fatto la vita della signora, vero? No, bene. Questi non ti servono più. Oh, no. E nemmeno il passaporto. No, il passaporto no. Senza passaporto sono finito. Zitto! Anche senza questi soldi sei finito. E i tuoi soldi ce li conserviamo noi, per tuo ricordo. Senza documenti e senza soldi non puoi andare in nessun posto. Sì, è vero, sono un uomo finito. Attento, se cerchi di fare il furbo ti denunciamo. E in questo paese la polizia non scherza. Nonostante le mie ricerche e tutti i miei sforzi, di Antonio non c'è più traccia. Nel palazzo dello sceicco non c'è più nessuno. Sei stato meraviglioso. Amico mio eroe, senza di te saremmo cadute nelle mani di qualche maniaco sessuale. Sì, bella pure te. Sì, baciatemi, sì, piano piano. Su, baciatemi. Oh, sceicco dorme? Dorme. Ah. Oh. Ma tengo soldi, tengo gioielli, tengo femmine bellissime, non tengo guai, non mi manca niente nella vita. Beato te. Ma perché a te che te manca? Sciocchezze. Ah già, a paperiello lo manco, ciac, ciac, ciac. Faccio una proposta. Cioè, con i soldi di Ciro apriamo una catena di bazar. Bene. Aspettate un momento. Chi è? Oh, siete voi? Oh, grazie dell'onore. Che Allah vi protegga il piede. Come vedete, il nostro Ciro ormai lo abbiamo ammansito. In qualsiasi ora e momento io sono il vostro umile schiavo. Tocci vostri. Disgraziato figlio di puttana! Oh, 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 oh